Adesso è proprio allarme rosso e a poco vale a questo punto la vittoria ottenuta in settimana in Belgio per l'Eurocup, se poi in campionato si continuano a prendere sberle da ogni angolo. È accaduto ieri per la terza volta consecutiva, stavolta a San Martino, e mai nei quattro campionati di A1 disputati finora il team Ibleo aveva conosciuto una striscia così negativa. Imbarazzante la prova fornita dalla formazione ragusana, forse stanca dei viaggi in settimana o forse appagata dal successo in Europa. Fatto sta che ieri la Passalacqua era tutto tranne che una squadra, affidandosi solo a giocate individuali che hanno però mandato a nozze le atlete locali. In questa situazione anche Vallò, una delle migliori finore, è andata in tilt sbagliando diverse conclusioni e mostrando poca lucidità rispetto alle precedenti uscite. Errori in serie anche per Ndur, errori costati anche dei pericolosi contropiedi delle avversarie. E ieri anche l'avvio aveva illuso, visto che Ragusa si era portata più 6 nel primo quarto. Poi le locali sono salite pian piano in cattedra, rimontando e arrivando perfino ad un più 16 che la dice tutta sulla prova incolore delle aquile biancoverdi, ieri più passerotti che aquile. Adesso c'è seriamente comunque da riflettere, a partire dalla stessa società che deve prendersi le sue responsabilità e decidere come poter invertire quest'andazzo.